Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e leggiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 11, versetto 9. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. E ancora Evangelo di Marco, capitolo 10, versetto 27. Ogni cosa è possibile a Dio. Puoi chiedermi ciò che vuoi. Si racconta che l'imperatore Alessandro Magno volle ricompensare uno dei suoi sudditi che gli aveva reso un importante servizio. Gli disse: «Puoi chiedermi ciò che vuoi». L'uomo lo prese in parola e rispose: 10.000 monete d'oro». Il tesoriere dell'imperatore, sorpreso, rifiutò il pagamento. Il sovrano ascoltò le sue motivazioni con pazienza, poi gli ordinò di dare a quell'uomo ciò che aveva chiesto, precisando: «Quest'uomo mi ha onorato a causa della sua grande fiducia nelle mie parole». Quest'aneddoto ci ricorda che cos'è la preghiera per il cristiano. Essa indica la misura della sua fede e della sua fiducia in Dio. Il credente è invitato a rivolgere le sue richieste a Dio secondo i suoi bisogni con la semplicità di un bimbo che si rivolge a suo padre. Esponi a lui le cose così come sono. Conta semplicemente sulle promesse del tuo Padre Celeste che si trovano nella sua parola. Sappi anche che tutte le cose cooperano per il tuo bene, come è scritto in Romani capitolo 8 versetto 28. Dio si interessa di ognuno di noi perché ci ama. Egli vorrebbe che ricorressimo a Lui in preghiera in ogni momento della nostra vita. La nostra esistenza è disseminata di preoccupazioni. A chi possiamo parlarne? Non abbiamo forse il privilegio di avere un Padre Celeste che ci ascolta e che è pronto a darci addirittura al di là di ciò che chiediamo o pensiamo secondo la sua saggezza? Egli non è limitato. Non esitiamo a onorarlo aprendogli il nostro cuore e accettiamo le sue risposte sapendo che hanno sempre come scopo il nostro bene. Che il Signore ci benedica.